Oh mia bella Madonnina, che te brilla. Ma come troviamo? Questa è la piazza, e di qua devono passare. Ve l'avevo detto però che era meglio non fargli l'improvvisata. Ma c'hai ragione, ma qui siamo nel nord, qua è tutto più grande. Adesso risolviamo però, chiediamo dove sta l'ufficio postale. Voi che non conoscono l'etichettatura. Ma a chi chiediamo? Qua vanno tutti di corsa, sono tutti turisti. Un momento, che non sono stato con un pulone bianco là, noi. Chi parla? Mica ci capiamo, no? Ci capisci, ma vai, vai, non preoccupare. Spostare la bocca, per piacere. Brigadiere! Brigadiere, sta qui! Brigadiere! Scusami? Ah, io chi te bevo, pera! Ho stato che tu metti tu sotto, pera mia! Scusami! Se che? Ha capito. Insomma, vuole un seghetto. Non ce l'abbiamo, una forbicetta va bene lo stesso? Falegname! Scusate. Scusami, voi? Noi chi? Voi militare, diciamo. Io? Siete di qua? Sai che? Vuole per forza il seghetto? Non ce l'abbiamo il seghetto. Da gitti che fa legname! Un coltellino non è lo stesso. Ma, sentite, fatemi parlare a me. Non mi interrompete, se no mi imbroglio. Oh. Noi. Noi. Noi volevamo sapere l'indirizzo dove abitano Alberto e Mattia. L'ho detto. Quello uno calvo e uno con i capelli ricci che hanno fatto benvenuti al sud. Capisci? Se che? Si è fissato con Soghetti. Ma facci che mi parla, mica il mio nonno è falegname. Scapisce. Dunque, noi abbiamo trovato due compagni nostri. Uno si chiama Berto, uno si chiama Mattia. A Berto non l'uno, Mattia ti ha capito tutti i ricci che ci possono scaroli. Ma sono posto matto. Io posso fare la pensione, se non con i pezzi che c'erano. Questo fanno questo, hai capito? Alberto e Mattia, quelli di Benvenuti al Sud. Brava. Ah, certo, sì, di qui devono passare. Però dovete aspettare un po', eh. Un poco quando? È tipo a gennaio. Se che?